Ed eccoci, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, al secondo dei concerti di primavera dell'Associazione Animando 2021 che rientrano nella rassegna Il Settecento Musicale a Lucca. Il tema unificatore del concerto di oggi è l'acqua e il Settecento in questo concerto è rappresentato dal grandissimo Antonio Vivaldi e in particolare dalla sinfonia che introduce una serenata che ha per titolo La Senna Festeggiante. Per serenata si intende un brano celebrativo che vede di solito, all'epoca di Vivaldi, la presenza di pochi interpreti vocali, tre in questo caso, ciascuno dei quali impersona una figura allegorica. Nel nostro caso le figure allegoriche sono per l'appunto la virtù, l'età dell'oro e il fiume che attraversa Parigi, per l'appunto la Senna. Tutto questo ci lascia pensare che questa serenata fosse stata composta da Vivaldi su istanza, forse addirittura della stessa corona francese. Però, non avendo nessuna fonte di informazione al riguardo, ma soltanto il manoscritto del concerto e della serenata, non possiamo trarre conclusioni certe. La sinfonia che apre la serenata è un brano strumentale in tre movimenti all'italiana con tempo lento centrale ed è una delle composizioni non concertistiche, diciamo così, di Vivaldi più eseguite e più apprezzate. E con il secondo brano del concerto di oggi si torna in realtà indietro nel tempo, si torna in quel momento alla fine del XVI secolo e all'inizio del successivo nel quale la musica strumentale si avvia nella cultura europea a divenire un fenomeno pressoché totalmente autonomo, cioè gli strumenti non più come elemento di raddoppio delle voci o come strumenti destinati esclusivamente alla danza o come mezzi per entrare in rapporto con la musica vocale attraverso le trascrizioni, ma gli strumenti come protagonisti assoluti di generi musicali a loro specificamente dedicati. Tra i protagonisti di questa importante trasformazione, che vede sicuramente nel corso del Seicento le figure di Frescobaldi all'inizio e di Corelli alla fine del secolo come protagonisti massimi assoluti, tra questi, dicevo, sicuramente il lucchese Josefo Guami, che fu in realtà attivo principalmente a Venezia e che compose, come del resto faceva nello stesso periodo Giovanni Gabrieli, delle canzoni strumentali, delle canzoni da suonare, la cui ispirazione era soprattutto al modello vocale della chanson francese, ma appunto prendendo questo modello e adattandolo a un organico strumentale, privandolo quindi del testo. Ascolteremo tra le canzoni di Guami per l'appunto quella che reca il titolo, chiaramente ispirato all'elemento dell'acqua, La Ondeggiante. Segue poi invece un salto in avanti nel tempo e arriviamo a Gioacchino Rossini e a quella che è la composizione che rivela in lui il prodigio straordinario fin dall'età dell'adolescenza. Si tratta delle sonate a quattro per archi che Rossini compose ancora ragazzo, verosimilmente nel 1804, quindi quando aveva 12 anni sostanzialmente d'età, e le compose a Ravenna nella villa della facoltosissima famiglia Triossi. L'amico di Rossini, Agostino Triossi, era un virtuoso di contrabbasso, o meglio, probabilmente non era un virtuoso, ma riteneva di essere tale. Però Rossini riuscì comunque a comporre delle sonate a quattro, in cui la parte grave è realizzata dal contrabbasso, che lui considerava soltanto poco più che degli esercizi giovanili e che in realtà sono stati riscoperti grazie all'edizione a stampa più tardi, con grande soddisfazione anche dell'autore, e hanno rivelato e si sono rivelati dei piccoli capolavori che sicuramente ancora oggi tengono un posto d'onore nella pratica concertistica delle orchestre d'archi. Tra queste sonate, nelle quali sicuramente si riconosce una capacità
di scrittura che ha anche delle radici nei modelli viennesi, ma che per gusto melodico e per struttura formale è un genere assolutamente italiano. Tra queste sonate, dicevo, l'ultima contiene un movimento intitolato La Tempesta. Possiamo considerarlo come una straordinaria prova generale della tempesta che poi Rossini scatenerà nel Barbiere di Siviglia e in prospettiva di quella ben più, diciamo così, aggressiva che scatenerà nell'ouverture della sua ultima opera, ovvero il Guglielmo Tell. In un certo senso il brano ancora successivo ha un legame anche con Rossini. Fu infatti Rossini ad apprezzare nel ragazzo Jacques Offenbach il piccolo Mozart degli Champs-Élysées, così Rossini lo volle chiamare. Si trattava di un ragazzo virtuoso di violoncello proveniente da una famiglia di ebrei tedeschi che fu portato a Parigi dal padre, fu assunto come violoncellista all'Opéra, ma ben presto si affermò come compositore. Non però come compositore di musica, diremmo oggi, di serie A, non come compositore d'opera. Jacques Offenbach è in realtà l'inventore, potremmo dire così, della moderna operetta, di un genere quindi decisamente leggero ma di fattura straordinaria, che fu in un certo senso, possiamo dire, la cifra ideologica del secondo impero di Napoleone III. Tramontato l'impero di Napoleone III nel 1870 e affermatasi la Repubblica, Offenbach volle lasciarsi alle spalle l'esperienza dell'operetta e volle fare il salto nel grande melodramma. Lo fece attingendo a un lavoro letterario di straordinaria passione autoriale, ma anche di straordinaria fattura artistica, ovvero alcuni dei racconti dello scrittore romantico tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Tra questi racconti di Hoffmann, ai quali poi Offenbach fornisce una cornice, uno di questi, che si svolge a Venezia, si apre con una barcarola che è probabilmente il brano strumentale di Offenbach più famoso, accanto al celebre Can-Can dell'Orfeo all'Inferno. È un brano famosissimo, è stato usato molto anche dal cinema, e gli spettatori lo ricorderanno come brano caratteristico all'interno del film di Roberto Benigni La vita è bella. Successivamente ascolteremo invece un brano di un compositore naturalizzato francese, ma in realtà di origine venezuelana, anch'egli di famiglia ebraica, Reinaldo Hahn, che è conosciuto, è rimasto celebre prima di tutto forse per quella rapida ma intensissima relazione intima che ebbe con il grande scrittore Marcel Proust. Successivamente questa relazione si trasformò in una grande amicizia fino al momento in cui Proust morì, e Proust ammirava molto in Reinaldo Hahn la capacità anche in questo caso di comunicare un senso di fattura impeccabile a una musica sostanzialmente leggera. Reinaldo Hahn è un grande autore di musica di ascolto semplice, facile, immediato, ma mai banale, mai scontato. Soprattutto Hahn è importante nella storia della musica francese per le liriche da camera che ci ha lasciato. Noi ascolteremo una trascrizione strumentale di una lirica da camera di Hahn, ancora una volta ispirata a un soggiorno veneziano del compositore, che si chiama per l'appunto Sopra l'acqua indormentata. È una lirica scritta su testo in dialetto veneziano, che noi però appunto ascolteremo in una versione esclusivamente strumentale. Il concerto di oggi si chiude poi con un brano di un compositore ancora pienamente attivo, Carlo Pedini, un compositore che ha fatto i primi passi all'insegna
all'insegna delle avanguardie, ma che successivamente ha, diciamo, scelto la strada che molti compositori hanno scelto, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, di recuperare anche i valori della grammatica tonale della tradizione, con punte di estetica che richiamano il neoromanticismo e anche il minimalismo. Di Pedini ascolteremo un concerto per pianoforte e orchestra d'archi, il cui titolo non lascia adito a dubbi, poiché si intitola H2O, ovvero la formula chimica dell'elemento unificatore del nostro concerto, che è appunto l'acqua. Con questo brano si chiude il concerto di oggi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo concerto, che sarà il terzo e ultimo di questa breve rassegna.
Thank you.